Beh, ragazzi, eccoci con la nostra avventura. Riprendiamo col nostro partito unico, con le nostre due Sicilie. Vediamo un po' che strada intraprendere adesso. Stiamo ancora andando a estinguere il credito, mettiamolo così, se si può dire così. Lo faremo, abbiamo perso un po' di concession sectors. In realtà noi non dovremmo aspettare in questo modo, però. Dovremmo mobilitarci e fare in modo di recuperare ciò che abbiamo perso, giusto? Che noi il potenziale economico ce l'abbiamo per avere più concession sectors a disposizione. Se noi prima costruivamo come mannari, vorrei tornare a quel punto, no? Quindi in realtà i radicali stanno aumentando. Leggermente aumentano perché abbiamo le tasse. Leggermente perché abbiamo le tasse. Qui bisogna stare anche attenti in realtà con i construction sectors, perché se li costruiamo e togliamo le tasse poi è un problema. Qui per ora stiamocene buoni. Costruiamo lentamente, ma costruiamo. No, qui ci manca un sacco di carbone. Ci manca ancora un sacco di dannatissimo grano. Io non riesco più a capire cosa devo fare per questo grano. Veramente è stata una piaga da un sacco di tempo. Calabria, Sicilia, tutto, ovunque ci sia grano da poter fare, lo facciamo. Perché a questo punto veramente non ho più idee. Potremmo importarne un po' volendo, se qualcuno si degnasse di... In realtà non possiamo neanche farlo più di tanto. Andiamo a risolvere il problema... Del ferro, il problema dei motori non lo risolveremo mai, neanche dell'acciaio, deduco. A meno che non abbiamo noi metodi di produzione, non credo. Abbiamo dinamite, volendo, nitroglicerina. Paradossalmente, ok, questo aumenterebbe la produttività, perché chiaramente andremo a produrre meno, ci sarebbe più richiesta, costerebbe di più. Rail transportation, più carbone. Non voglio andare a attaccare molto il carbone, perché sennò non ne usciamo più. Allora, qui cosa abbiamo? 15.72. 15.72. Quindi... Da voi per adesso unitevi all'altro esercito. L'unico esercito potente. Vediamo di sfruttarlo a dovere in qualche modo. Volevi risolvere i problemi burocratici? Quello senza dubbio. Noi qua possiamo fare qualcosa. Abbiamo visto il partito unico. Abbiamo la Green Party al governo. Wage subsidies... Questo ci può essere utile. Cosa fai? Welfare payments. Ha senso? Secondo me non ha troppo senso. Io andrei per i regulatory bodies. Però abbiamo detto che tutte queste cose costano burocrazia. È quello il problema. Quindi per adesso dobbiamo fermarci. Continuo a pensare costantemente cosa avremmo potuto fare di meglio per avere a disposizione qualcosa in più, no? Tu sei un riformatore, Leopoldo... In realtà questo partito a noi non interessa particolarmente. La Lega Pro Inghilterra possiamo andare a crearla per ora, anche se non so se la sfrutteremo. Se dovete mettere le forze armate oppure gli imprenditori. Però, ripeto, sto cercando di capire se si formeranno dei partiti oppure no. Nel mentre abbiamo un bel po' di radicali tra i sindacati. Di questi radicali, chi sono italiani? Però è quello il discorso. Vorrei capire questo. Ci fa capire questo il gioco? Potenzialmente sì, se vado a capire dove guardare. Allora, ecco qua, il turmoil. Allora, in Italia non ce n'è tanto in realtà. Su Italia 7%, 8%. È più nelle colonie che c'è una rottura di palle dopo l'altra. Ma mi sembra anche normale come questione. Noi qui stiamo perdendo tassazione, immagino, perché non abbiamo la burocrazia. In teoria sì, perché abbiamo un 5.6 di tassazione in perdita. Ottimo, altre ricerche che ci interessano relativamente. Stiamo sviluppando tanto le ricerche militari, quello sì, che vogliamo puntare a delle conquiste. Soprattutto vogliamo puntare a cosa? Al Sinai, avere il canale di Suez, sarebbe importante probabilmente per noi. Vedo paesi comunisti che sorgono dalle ceneri. Abbiamo quasi finito di estinguere il credito, dopodiché potremmo muoverci in altre direzioni. Però a questo punto ci restiamo anche tranquilli, vediamo un attimo di risolvere i nostri problemi interni. Perché qua abbiamo un continuo problema di risorse. Una cosa non mi piace, ovviamente. Potremmo anche aumentare la produzione di munizioni, di piombo, perché avendo l'esercito regolare la richiesta è sempre lì. Il problema dei coscritti è che praticamente la richiesta viene fuori quando i coscritti vengono reclutati, quindi non hai una chiara visione di quanto potrebbe esserti utile per
in termini di produzione, per gestione dell'esercito, molto più grande man mano che la guerra va avanti, vengono reclutate truppe. Quello è un po' il problema. Allora, due Sicilie, port connections, mancano porti. Burocrazia è tornata, perfetto. Burocrazia tornata, riesco... No, riesco ad abbassare le tasse, punto di domanda. A malapena, a malapena. Più o meno le abbassiamo. Abbiamo una riserva già di 218.000 comunque, più 1.000. Ok, se rimaniamo così bilanciati mi fa anche piacere la questione. Così la questione radicali, appunto, diminuisce. Esatto, pesantemente diminuita, oserei dire. Allora, rule of folk. No, rule of folk, voi cosa mi date come bonus? Per adesso nulla, però il malus sarebbe meno output, meno technological spread. No, teniamoci di buoni per un momento. Investimento, art silk, no grazie. Abbiamo trovato della gomma, perfetto. Però adesso voi mi date qualcosa, non ancora. Vorrei cambiare un po' le questioni qua, no? Vorrei cambiare un po' le questioni. Per fare ciò però, perché adesso non abbiamo più lezioni, giusto? Sì, abbiamo lezioni il 23 agosto, che siamo ancora una repubblica. Cosa bisogna fare per diventare una dittatura? E quella è la domanda. La forma di governo, ovviamente. Bisogna tornare probabilmente a una oligarchia, una monarchia, deduco, con dei poteri aristocratici. Presidential Republic, più legittimità, mi dai autorità, democrazia. La Council Republic dà potere, in realtà rimane sempre una repubblica, ma non capisco il vantaggio. Cioè, sono comunque soggetto al partito unico, quindi ogni volta c'è una... Cioè, io vorrei che ci fosse il partito unico, ma non ci fossero più votazioni. Qui dovrei passare forse alla monarchia. A sto punto viene da pensare. Una monarchia... La quale non è, alla quale non piace... Che non piace a nessuno, praticamente. Interessante proprio come cosa. Molto interessante. Quindi comunque la dittatura diventa... Rimane democratica sotto un certo punto di vista. Voi mi chiedete alleanza perché avete solo un patto difensivo con l'impero ottomano. Quindi Roma potrebbe diventare duo siciliana potenzialmente. Però sì, devo cercare di capire bene come costruire questo stato dittatoriale. Più 10% legittimate penalty, ideologia incompatibility, government allowance. Il capo dello stato a governo, la Council Republic è comunista praticamente, questo è ciò che ci serve per avere uno stato socialista comunista, quindi per ora non ci serve a niente. Cioè comunque mantenere ciò, vedete poi il lavoro sarebbe quello di mantenere il partito che preferiamo al governo, tra le varie elezioni, i vari eventi eccetera eccetera eccetera. Giorgio D'Ayala, un pacifista imprenditore, non mi interessi particolarmente. Vogliamo prenderci il Sinai? Siamo più 12.500 oppure vogliamo essere un attimo più pazienti? Potremmo essere anche un attimo più pazienti? Probabilmente sì. Adesso mi sto un po', diciamo, adagiando nelle situazioni di comfort. Abbiamo fatto tutta questa guerra per il partito unico. Che va bene, è un obiettivo raggiunto, però diciamo che non mi sta dando ciò che vorrei. Quello poco mi assicuro. A chi è supportata sta cosa? Dal nostro presidente e della Chiesa Cattolica e dai sindacati. Beh, il presidente però potrebbe cambiare in qualsiasi momento in realtà, perché essendoci un partito unico, in teoria il presidente cambia col partito, tecnicamente, quindi non è detto che rimarrà lì. Le prossime elezioni abbiamo detto che sono 23 agosto del 1915, quindi quest'anno, fra pochi mesi, ci saranno le elezioni. Qui sono andati a produrre altri motori. Ogni edificio di motori, ogni livello, quanto mi dà? 40 motori. Ce ne mancano 500. Sì, buongiorno. Riusciamo ad aumentare la produzione in qualche modo. Una roba. Dovremmo fare una cosa di questo genere. Io se torno indietro, produco 120 in meno. 120 motori in meno. Ma il carbone rimane nella nostra...
Il nostro problema principale, anche se io risolverei prima quello delle fattorie, onestamente. Il legno è sparito come problema. Non so perché si era apparso in realtà, perché il legno l'abbiamo sempre avuto parecchio, effettivamente. Costruiamo un attimo anche l'energia elettrica. Per la prima volta nella mia storia costruisco l'energia elettrica, che non avevo mai fatto prima. Wargaming, ok, più offensiva con i nostri eserciti, ottimo. War propaganda riduce la perdita di morale a mente i coscritti. Più difesa con armi in depths. NCO training, questo mi interesserebbe parecchio. Ma potremmo avere ancora più innovazione, noi sì, potremmo avere ancora di più. E mi interessa particolarmente la cosa, ma se io sbloccassi questo... Analytical Philosophy, ma mi ricordo che è una tecnologia molto avanzata. A memoria. Bisognerebbe ricercare per 14 anni roba. Cioè, è un po' troppo. Simulation mission non mi sta interessando. Taxation capacity. Multiple alliances. Questo potrebbe essere utile. Exchange standards. Corporate governance. Più società. Produzione. Possiamo aumentare la produzione a questo punto. L'abbiamo forse trascurata un po' troppo. Quindi andrei più su... Sì, production method per le fattorie a questo punto. L'esercito... è difficile tenere comunque tanta... Sarà passo alla tecnologia, non è così semplice. Non è per niente così semplice. È tutto un... Cosa sto succedendo adesso? Cosa c'è ancora? Altre stupide rivolte. Ecco cosa c'è. Altre stupide rivolte. Distacchiamo qualcuno qui, Split Formation, ti distacchiamo, ti mobilitiamo, ti mandiamo lì al fronte. Però sì, senza con Suez sarebbe così tanto semplice, no? Sarebbe così semplice andare ogni volta a difendere in Etiopia. Poi comunque abbiamo le nostre colonie, sono dei piccoli porti praticamente, non sono niente di che. Stiamo ancora colonizzando, ma non abbiamo nulla di serio. In realtà poi le risorse delle colonie non le sfrutteremo, siamo nel 1915. Non so se in questo episodio finiamo la campagna, ma... massimo due episodi, tre. So che sono tre episodi che dico che finiamo la campagna, però ogni volta succede qualcosa, o comunque il gioco si rallenta, come potete vedere. La velocità 5 non è più la velocità 5 dell'inizio, no? O del mid-game. Chiaramente c'è molto più da calcolare, e quindi il gioco è molto più lento da quel punto di vista. Radicali, ancora? Io direi di diminuirli. In teoria sta diminuendo pian piano. Sai, ride se arriviamo al 25% e torniamo alla democrazia? Una repubblica democratica. Mamma mia, sarebbe proprio da ridere. 30 giorni alle elezioni, vediamo un po' cosa succede. Nel frattempo con mezzo esercito praticamente la spesa diventa faraonica a momenti. Con tutto l'esercito in campo diventerebbe indecente. E Etiopia comunista, tra l'altro. Una rivoluzione comunista in Etiopia. Che verrà distrutta, ovviamente, dalle nostre forze. Avanziamo, non perdiamo tempo. 20.000 uomini contro 1.000. Il partito... Ah, quindi praticamente i voti vanno sempre a questo partito? Questo mi stai dicendo? Al partito agrario. Oh, Agrarian Party, Agrarian Party. Ok, è un po' strana come, come cosa, non so, questa dittatura è un particolarmente strana. Quindi, vabbè, giustamente il voto va a loro perché all'opposizione c'erano solo questi. Hanno preso tutti quanti i voti loro, loro si sono uniti, quindi effettivamente non puoi andare a votare gente marginalizzata. Quindi oligarchia, tra l'altro, no. Quindi c'è qualcosa che possiamo fare insieme allegramente? Non tanto, secondo me. Potremmo migliorare la vita della gente, quello sicuramente. Potremmo anche farlo. Cooperative ownership. Bandire l'industria, sì, figurati. Questi qua vogliono... Cioè, andato al governo un partito che fa schifo. Parliamoci chiaro e tondo. E ancora non è molto chiaro il come sia andato al governo il partito agrario. Che in realtà puntavo a tutt'altro. Quindi è una cosa un po' strana. Però non è che si torna molto indietro, in realtà. Quindi ci teniamo questo, vediamo un po' come vanno le cose. Vediamo se fra imprenditori e forze armate qualcosa può cambiare. Wage subsidies, questo può essere interessante, anche se va contro gli imprenditori e sono nel nostro governo. Se no, bisogna rimuovere qualcuno. Tu sei un praticamente sei un comunista, sei un socialista, vai verso quella direzione, tu vai. Per 28 mesi non posso mandarlo via.
Qua potrei mettere qualcun altro delle forze armate. Tu sei un moderato. Praticamente tu non mi servi a nulla perché ti va, cioè, qualsiasi cosa succeda tu dici sì signore, va bene, mi accontento. Moderato, socialdemocratico, autoritario. Quindi dovrei ritirare voi. Tu sei un riformatore. Tu sei un tradizionalista. Quindi facendo così, in teoria, rimuovendo tutti gli altri generali, poi l'ultimo che mi rimane dovrebbe diventare capo del partito. Dovrebbe darmi qualcosa di più dal punto di vista dell'autoritarian, di quegli aspetti autoritari. Qua ce la facciamo, cioè, mio Dio. Tu puoi sparire anche tu. Voi venite all'esercito principale. In teoria, io se tolgo te, però, non posso togliere lui, penso. 27 mesi. Non ti posso esiliare. Oddio, ho fatto la cappella. Perché non posso esiliarlo? Perché non doveva essere parte... Ah, non doveva essere parte del governo. Che rottura di balle. Beh, c'è qualcuno qui di simile, moderato, radicale. Piuttosto prendo un radicale, guarda. Piuttosto. Forze armate, socialdemocratico, socialdemocratico, democratico. Sì, non è cambiato praticamente nulla. In poche parole, non è cambiato nulla. Vedo lui giusto perché ha qualche abilità in più come skill, ma se no... comparso qualcuno di più interessante. Io sto provando cose, chiaramente qui per esempio vanguardista, tu praticamente sei comunista puro, tu sicuramente non mi servi, anche se interessante qualcosa, perché di solito di base i sindacati non vogliono il partito unico, però se tu hai un'ideologia vanguardista, vedete come lui in teoria dovrebbe, no, me lo sono sognato, sì, strongly endorse single party state, quindi lui sarebbe il top sotto certi punti di vista. Ce lo prendiamo per adesso, vediamo, non si sa mai, vogliamo fare un cambio totale. Secondo me qui per avere i partiti seri, a parte che loro devono tornare alla carica sicuramente, bosseriamo magari un po' i borghesi, che ovviamente essendo marginalizzati non ci sono partiti, è quello il discorso. Piuttosto quando do promozione a lui, do più potere a loro piuttosto che ai democratici al momento. A questo punto vado a destra, vado a sinistra, vorrei qualcosa di estremo e di sensato. Cosa che per adesso non sto ottenendo, purtroppo. Allora, impero ottomano. Tra l'altro, power block, possiamo aggiungere un principio, me l'ho completamente dimenticato. Vassalization. Più autorità per ogni subject che abbiamo. Funzione di più output dell'agricoltura. Ce ne sono tanti, armi... un attimo, install chance, leverage from economic dependence, infrastrutture per 100.000 di popolazione. Madonna, questa sembra figo. Tante infrastrutture. Commercio, state construction efficiency, meno burocrazia, technological spread. Madonna, quante ce ne sono. Interessante. Non saprei... non saprei dove andare. Più autorità. Internal trade. Abbiamo bisogno di infrastrutture, punto di domanda. Non credo, perché mi sembra che siamo coperti abbastanza bene. Più o meno. Dovremmo averne... ne abbiamo ovunque. Non abbiamo problemi da nessuna parte. Taxation capacity un po' bassina, vedo. Taxation capacity un po' bassina. Quindi non saprei bene... che principi adottare. Sono molto indeciso. Construction efficiency 15%. Infrastrutture. Agriculture. No, per l'agricoltura, visto che è un problema che abbiamo da tanto tempo, vorrei un po' risolverlo. Vediamo se... ok, che bello quando crasha il gioco, è sempre un piacere. Tra l'altro, nel mente ho scoperto che effettivamente... noi siamo passati dalla Gradian Party perché il presidente del governo, appunto, era Chala Lambis, al momento in cui siamo riusciti a far passare il partito unico. Quindi abbiamo avuto, tra virgolette, la sfiga, non ci ho pensato, onestamente, a questa cosa, avuto la sfiga di avere questo partito al governo, perché effettivamente quelli che ci interessavano erano l'opposizione, no? Cioè erano in rivoluzione. Quindi è una cosa che avrei dovuto
tenere in considerazione, ovviamente. Però, vabbè, amen. E detto questo, noi potremmo portare qualcuno in casa per cambiare cose, però, giusto? Secondo me è giusto. Però c'è qualcuno di interessante. Gore Campillo Council Republic. Ma anche se fai la Council Republic hai dai Political Strength e Trade Union. Quello sì, sicuramente. Quello sicuramente. Però non è una cosa che voglio fare in realtà. Anche se vorrei dare potere. 25% in più di forza politica. Aiuta? Che comunque il loro supporto è ben poco. Non credo riuscire a fare qualcosa con loro al momento. In tutto questo, siamo andati per più praticamente output dell'agricoltura con il nostro power block per cercare di aiutarci a risolvere il problema del grano, che chiaramente è un po' che ci tormenta, no? Da un po' che ci tormenta. Dovrebbe aver aiutato parecchio, anche se vedo che torna alla carica praticamente. L'acciaio pure ci serve. Il carbone è veramente assurdo. Ok, il gioco continua a crashare in continuazione. Quindi ho dovuto caricare qualche mese prima. Quindi adesso abbiamo finito la guerra contro l'Etiopia comunista. Vediamo un po' cosa fare. Comunque stavo dicendo, se non avevo già finito, non lo so perché mi ha confuso il gioco. Avevo avuto la sfiga di avere lui come presidente al momento del partito unico. Della legge, dell'emanazione, della promulgazione, quello che volete. E quindi chiaramente siamo finiti con questo partito qui. Cerchiamo magari di portare al potere, almeno all'opposizione, qualcuno. E vediamo se si crea qualcos'altro di interessante, perché al momento, diciamo, siamo un po' in una fase di stallo, no? Non c'è nulla da fare. E a questo punto il power block non dovrebbe essere un problema, quindi riproviamo a fare questa storia del mandato. Vediamo se succede qualcosa oppure no. Allora, più assimilazione, direi di sì. Allora, Ramon Cisneros. Democratico, no, non mi interessi. Anti-Spanish Association, sì, tanto figurati. Non andiamo contro la Spagna neanche se ci pagano. Non abbiamo interesse ad andare contro la Spagna. Anche se non è potentissima, devo dire. L'unica alleanza che ha è con il Portogallo e un patto difensivo con la Gran Colombia. Con la Colombia, che figurati. Niente di assurdo. Però non ho interesse in realtà il Sinai, ci vorrebbe Suez, dobbiamo andare in guerra contro l'impero ottomano, abbiamo voglia di fare questo, un patto difensivo col Belgio, non lo so, non lo so, onestamente non credo proprio, e non abbiamo neanche il denaro per comprare il Sinai, oddio, potremmo per 10 anni avere meno 30.000, è un po' pesante, non è una cosa estremamente necessaria a mio parere, per niente. Tra l'altro qui la Croazia si è staccata dall'Ungheria, dalla Ungheria, che si è presa un bel po' di territorio altrove. Quindi si è sparpagliata, si è, come dire, si è espansa altrove. Però volendo, potremmo rendere la Croazia nostro subject. Potrebbe essere interessante come mossa, giusto? Perché no? Avere anche un po' più di coste qui in Europa, mettiamola così. Allora, qui però vorrei un attimo creare una forza da sbarco notevole. A parte che loro hanno due pidocchi come esercito. Quindi tralasciando quello. Democratico, socialdemocratico. Abbiamo messo socialdemocratico noi per ora. Non pare che ci siano altre vanguardista. Ma piuttosto mettiamo un vanguardista, gli dà un po' di potere. Che se poi va male riusciamo comunque a ottenere una specie di partito unico di qualche tipo. Nel frattempo tu dovresti ottenere un po' di... quante... no, 55 navi. Quindi 30, 50, 5 Lancers. Così deve essere 50. Un nuovo esercito, però chiaramente tu non hai potere. Cioè, o meglio, non dovresti essere promosso. Oppure darti un amichetto che la pensa un po' diversamente da te e aiutare me. Un radicale, ad esempio, potrebbe darmi anche bene qualcosa. Quindi partecipiamo a questa guerra, cominciamo anche a espanderci un po' in Europa. Almeno la costa qui della Croazia è sempre qualcosa in più. Ovviamente la Russia va contro di noi in questa giocatina interessantina. E voglio un cambio di regime in Etiopia in caso di sconfitta. La Russia che ha non so quante truppe, ma probabilmente troppe. 256, neanche troppissime. Neanche troppissime.
però quindi bisogna mobilitarci un po' con tutto ciò che abbiamo a disposizione, ovviamente. È una giocata che proviamo a fare. Potrei chiamare qualcuno. Potrei anche dirgli di venire dalla mia parte se gli dessi un territorio. In realtà potremmo chiamare l'impero ottomano verso di noi. Cosa vorresti? Sicilia Gond. No, tu vorresti stato in Lower Egypt. E questo qua. No. Non esiste assolutamente. Non esiste. L'Egitto. Vorresti il Lower Egypt anche tu. Voi tutti mi aiutereste per riottenere ciò che era vostro. Ma io non ve lo do. Io non ve lo do. Mi dispiace. Io non ve lo do. La Russia però non può accedere al loro territorio direttamente. Ergo, noi possiamo semplicemente fare sotto scacco. Cosa? Tutti quei military build. Madonna mia, che costi abbiamo. Con questa guerra abbiamo dei costi assurdi. Non ne valeva proprio la pena. Ma per niente, ormai ci siamo, quindi bisogna agire. Bisogna agire e vincerla molto velocemente. Potremmo anche aggiungere war goal contro la Russia, potenzialmente. Voi che dite? War reparation la Russia per avere un po' di introiti maggiori. La Croazia e la Dalmazia non ci interessano. La Russia dovrebbe liberare la Grecia, a mio parere. Così ce la prendiamo noi in futuro. E basta, potrebbe bastare così per ora. Non rendiamo quelli dei war goal primari. Non sono così importanti, non voglio aumentare la mia infamia in modo considerevole. Però sicuramente riusciremo a gestire. Secondo me è possibile, è fattibile. La Russia non è così potente. Non potrà venire qui con tutte le sue truppe. Noi abbiamo l'esercito in casa che fa paura, anche se prendiamo meno 100.000 a botta. Allora, partiamo subito con questa nostra invasione. Prima invadiamo e prima vinciamo. La Russia ha una flotta inferiore alla nostra, probabilmente. Qui dovremmo sbarcare senza problemi. Deduco. Immagino, non ci sono rinforzi russi qui a difendere la Croazia. Sono giocate che cerco di provare, perché chiaramente se non le proviamo mai, che giochiamo a fare, no? Quello è il discorso. 12.57, il progresso sta aumentando in modo considerevole. A 20 anni dalla fine della partita rischiamo l'Italia. Se diventiamo Italia, bestemmio, perché abbiamo fatto di tutto per non ottenere ciò. E tanto vale farla prima, no? Per avere dei bonus e cose del genere, prestigio. Anche siamo quinti con le due Sicilie, non è poco. Non è poco. Qui noi stiamo. C'è una Olanda fascista in giro. Qui le nostre truppe da sbarco stanno conquistando la Croazia. Poi per il resto non servirà troppo. Vedo una flotta russa che se la sta scampando, ovviamente. Noi adesso dovremmo sbarcare in Russia, questo mi stai dicendo? Che dovremmo sbarcare in Russia. Dovremmo sbarcare in Russia. Che altro abbiamo contro qui? La Grecia? No, non credo. Dove dobbiamo sbarcare in Russia? Quella è la domanda principale che mi pongo. Moderato, democratico, corporatista, quindi tu resti un po' di cosette, in realtà dare potere a te e basta. Non posso più promuoverti, quindi uno vale l'altro. Dobbiamo sbarcare, ma dove vogliamo sbarcare? Quello è il punto. In Crimea? Sbarchiamo in Crimea, ci proviamo? Facciamo noi la guerra di Crimea, noi il regno di Sardegna. In realtà bisogna aspettare che qui scenda il loro war support, poi una volta fatto quello. Qui non vinceremo mai, credo, a meno che non abbiano un esercito così scarso da far schifo. Oddio, attenzione. Attenzione, lo sbarco incredibile, lo sbarco, oh, protettorato, quindi la Croazia ha ceduto, voi invece non volete cedere, volete il cambio di regime in Etiopia, assolutamente, facessi così tu accetteresti, quello poco va sicuro, però io non voglio, piuttosto vi combatto, secondo me è un esercito molto scarso, quello che ci sta dando il nostro vantaggio, anche se come vedete qui stiamo bestemmiando parecchio a livello di costi, quello poco ma sicuro. Crisis of Health, Michel Ferry, non mi interessi. Oddio, potrei aumentare il prestigio in realtà. Potrei aumentare il prestigio. Però non lo prendiamo a lavorare con noi perché non ci serve.
Manufacturing tax income va benissimo. Più le liste delle forze armate, più legitimacy. Vediamo se la legitimacy, che forse era già al 100. No, per niente, non era al 100. Comunque, lo sbarco sta andando bene. Cioè, stiamo, anche se abbiamo poche truppe. Un'altra battaglia, in teoria, è sbarchiamo in Crimea. Poi dobbiamo mobilitare tutte le truppe in quella direzione. Quello è il problema. E purtroppo i costi stanno degenerando, bro. I costi stanno degenerando. Proviamo gli ultimi sforzi. Perché se qua diminuisco le tasse, 308.000, mio Dio. Proviamo. Al massimo smettiamo di costruire. Possiamo smettere di costruire in realtà già adesso per avere qualche costo in meno. Che neanche si nota, a quanto pare. L'ultima battaglia non sta avvenendo. Abbiamo una battaglia navale. La loro flotta è estremamente molto più forte della nostra, a quanto pare. Anche se ne abbiamo 50 navi, loro 31, eppur ci fanno il culo. Allora, qui tu... No, non volevo pinnarlo, volevo promuoverlo. Promuovi. La nostra flotta dov'è? Armata di mare. Continente interception. Un ammiraglio è fuori uso. E anche lì le battaglie navali sono tutto un altro mondo da esplorare. Qui non si sbarca perché la loro flotta ci sta interrompendo. Quindi dobbiamo vincere qualche battaglia navale assolutamente. Ecco, ora che siamo entrati in gioco con tutte le nostre navi, praticamente stiamo distruggendo la loro flotta. Finalmente, vittoria. Ecco qua lo sbarco. L'ultima battaglia, chiaramente due hanno. L'ultima battaglia hanno più truppe del solito. Di conseguenza non ce la faremo. Per me la cosa più intelligente da fare qui è concedere questa cosa. Proponiamo. Perché tanto l'Etiopia, onestamente, che ce ne frega da un lato, no? Giusto? Neige fascista. Qui i costi continuano ad essere importanti. Per quale assurdo motivo? Perché le truppe sono ancora in realtà in mobilizzazione. Quindi a fine questa guerra una volta e per tutte. Per il resto dovremmo riuscire a tenere a bada i costi. E qui continuiamo con... Potremmo anche andare un po' più sul minting. Più taxation capacity può essere utile. Finiamo di ricercarlo assolutamente. Abbiamo ancora costi da 100.000. Potete vedere con questa mossa abbiamo fatto la cappella dell'anno. Potrebbe essere stata la cappella dell'anno. Ok, così ci siamo, più o meno. Un po' di prestigio. Non voglio perdere prestigio, voglio mantenere le mie, come si dice? Il mio prestigio lo voglio mantenere, assolutamente. Altre mosse strane. Chi è qui? Rivoluzionario in Modena. Modena. Ah, figo, Modena ha cambiato la bandiera con la nostra. E lì Modena da solo dovrebbe vincere, quindi in teoria non dovremmo neanche disturbarci noi. Facessi così, più 58.000, perché non stiamo costruendo. Recuperiamo un po' da questa guerra. Abbiamo chiaramente un nuovo protettorato. Questo vuol dire cosa? Che abbiamo bisogno di ancora più... Allora, il grano finalmente si sta stabilizzando. I ricchi stanno perdendo un po' di income. La cosa non ci interessa particolarmente. Parma vuole più autonomia? Assolutamente no. C'è qualcuno che potrebbe diventare qualcosa in più per me? Pianeta dell'Etiopia. Cosa che non faremo. Sarebbe interessante anche creare l'Etiopia in una run. Magari nelle prossime serie lo faremo. Possiamo diminuire l'autonomia del Jabal Shamar, finalmente. Il resto può essere solo annesso. Non credo che voglia fare un'annessione, però, perché comunque è infamia. Allora, vi dirò, se avessimo avuto una flotta un po' più grande, saremmo sbarcati in Crimea facilmente. Ma facilmente, senza problemi. Infatti è un po' un peccato non esserci riusciti. Non mi aspettavo una guerra con la Russia, francamente. Qui c'è da migliorare qualche relazione con qualcuno. Ci possiamo umiliare. Il Brasile non mi interessa. Miglioriamo le relazioni con i russi. Anche se siamo ancora amici. Cioè, siamo amici eppur mi venite contro. Pensate quanto siete presi male a livello di testa. Allora, la guerra, la rivolta che dovrebbero vincere. Deduco. Invece no. Avete bisogno del mio aiuto. Anche per una misera rivolta. Andiamo ad aiutarli un attimo. Onde evitare problemi. Sbarcati. Ok, siamo arrivati giusto in tempo praticamente. Più livelli massimi di apporto. Va bene. Cesare Ottaviani. Corporatista. Ignazio Clari. Radicale dei borghesi.
Io vorrei più approvazione dai borghesi, quello poco ma sicuro. Oh, finalmente sono tornati all'opposizione. Sono tornati all'opposizione. Vorrei tanto. Continuiamo a boostarli. Però vorrei tanto lo diventassero un partito. Ok, la rivolta a Modena è stata bloccata. Qui, se continuo a costruire, cosa succede? Ok, rimaniamo positivi. Ottimo. Questo esercito non mi serve al momento. Possiamo quella caserma e basta. Qui in poco tempo possiamo in realtà risolvere tanti problemi. Il grano cerchiamo di renderlo veramente economico. Poi passerei tantissimo al carbone. Ovunque è possibile. Sardegna, Croazia, va benissimo. L'importante è averlo. Ora lo spammiamo il carbone perché da quanto tempo abbiamo problemi di carbone? Da una vita praticamente. Ora risolviamo un attimo. Andiamo almeno a zero con il bilancio del grano. Anche qualcosa in più, visto che la popolazione comunque continua a nascere, quindi c'è sempre bisogno di cibo in più, quello è il discorso. Tra l'altro, noi abbiamo sbloccato un nuovo tipo di fertilizzante. Sì, esatto. Fertilizzante chimici. Più di 1380 di grano. E abbiamo risolto praticamente i problemi del grano. Abbiamo fatto questo, abbiamo risolto i problemi del grano. Il grano adesso è estremamente economico. Più 4100. Mamma mia, più 4100. Quindi, ok, production method sono la soluzione ai problemi, anche se sono convinto che il laissez-faire è arrivato un po' troppo presto. Secondo me dovevamo fermarci un attimo prima. O meglio, farlo dopo, scusate, questo intendevo dire. Bisognava farlo dopo. Andiamo un po' a risolvere il problema grano, poi bisogna anche risolvere il problema convogli. Non il problema grano, il problema carbone, scusatemi. Possiamo anche commerciare qualcosa, abbiamo tanti di quei attrezzi da fare schifo. Direi di aumentare la produttività di questi edifici. Un po' di grano possiamo esportarlo. Giusto avere un po' più di produttività delle fattorie, dell'agricoltura. Un po' di fabrics pure, il legno, il vino. Vuole esportarlo il vino, ne produciamo tantissimo. Guardate che roba! Quanta produttività! Sono cose che non devo trascurare. Tra l'altro sono cose che devo cercare di capire bene come sfruttare. Perché la produttività chiaramente vuol dire che ci sono più soldi che arrivano allo Stato anche attraverso il business, giusto? Noi stiamo producendo tantissimo. Non so se convenga ogni tanto diventare produttori di qualcosa di pesante, pesantemente, in modo tale da avere tantissimo da esportare e giocare e basare la nostra, diciamo, ricchezza su un bene specifico. Potrebbe essere anche un'idea. Voglio pensare che ci torneranno indietro tanti soldi grazie a ciò che sto facendo in questo momento. Cioè, più tentativi di produttività, 17. Sono numeri grossi questi ragazzi, numeri molto grossi da quello che capisco. Vuol dire che questi business faranno faville. Questo vuol dire. Possiamo addirittura vendere armi. Più 20. Madonna. Cannoni non ne produciamo abbastanza. Armi però sì. Abbiamo ancora tanta burocrazia da giostrarci. Esplosivi addirittura. Possiamo esportare tanti esplosivi. Madonna mia. Cosa possiamo fare? Facciamo prima dire cosa non possiamo fare. La carta ce la teniamo per ora, i beni di lusso, possiamo esportarne, guardate la produttività di questi edifici, dove arriverà? Una cosa schifosissima. Una cosa schifosissima, che chiaramente se abbiamo surplus, queste cose tanto vale venderle, no? In modo tale da poterle mantenere edifici molto produttivi e ricevere in cambio chiaramente i guadagni nelle tasche dello Stato. Siamo a più 18.000, non male. Non male. Possiamo anche aumentare, addirittura tassando l'arredamento di lusso. Quindi non si butta via niente. Potremmo anche importare carbone. Volendo sì. Volendo un po' di carbone lo importiamo. Perché no? Non dobbiamo essere autarchici. Un po' di ferro pure potrebbe essere il problema. Però volendo il carbone, no, non abbiamo nulla che possiamo fare per migliorare la situazione del carbone. Poi il problema chiaramente dell'SFR è che l'IA costruisce business, però poi non sempre vedo che sono costruiti nel modo corretto, no? E quindi è un po' come dire costruisco a caso perché così è stato programmato, però non ottimizzo per niente la produttività o cose di questo genere, il bilancio. Invece da tenere in considerazione anche quello. Allora, io qua non mobiliterei 50 uomini.
Tozzo ti splitto, esatto, ne mandiamo solo uno. Tu ti unisci all'esercito principale, voi rimanete le truppe coloniali. Truppe coloniali, lo chiamiamo. Mandiamo il solito giallo, perfetto. Rimanete qui di stanza. Non il resto, avremo bisogno di più truppe, quello sì. Allora, se vogliamo soprattutto fare guerra a qualcuno. No, io qua non ti supporto per niente, non mi interessi. Noi volendo potremmo andare in guerra, aumentando le tasse otterremmo un misero più 135.000. L'unico motivo per cui non lo faccio è per non aumentare i radicali, ovviamente, che comunque ancora ce n'è di strada ancora per diventare italiani, diciamo, cosa che, ripeto, non vogliamo. I borghesi stanno tornando alla carica? Può essere. Devo tornare a un governo con i borghesi. Tu dovresti sparire, però. Allora, per farlo sparire, praticamente, devo avere almeno una di quelle cose attive. Quindi l'approvazione del rule of folk a meno 10, la popolarità di questo tizio a meno 50, oppure una serie di altri tratti. Ah. Rule of folk, come faccio a farmi odiare da voi? Tu sei radicale. Però se esilio te, chi prenderebbe il tuo posto? Non saprei bene. Però bisogna farci odiare un po' o far odiare il nostro presidente. In qualche modo si può fare qui, non credo. Bisogna aspettare gli eventi, in poche parole. Bisogna aspettare gli eventi. O... o tornare al suffragio universale. Chiederebbe un po' di potere a tutti, immagino, in base ai voti. E rimescolare un po' le carte in tavola. Però adesso farei rischiare un avanti e indietro un po' troppo pesante. Per ora credo che va bene così. La protected speech vorreste voi? Devo fare una legge che praticamente dice rural folk crea l'odio verso di me da parte della gente comune, della gente rurale. Questo a voi piacerebbe. Cos'è che non vi piacerebbe? Io dovete taxation. Chi si oppone a questo? I borghesi? Chi si oppone a questo? No. Cosa odiano loro? Non mi cresce control, questo odiate voi? Esatto, però così viene odiato anche da altri. Interessante come io non riesca a uscire fuori da questa abitazione. In qualche modo ce la faremo prima o poi. Allora, detto questo, noi andiamo a vedere l'esercito. L'esercito è un po'... è abbastanza bilanciato. C'è un altro po' di artiglieria pure. E poi truppe in Abruzzo. Tante, tante truppe. Abbiamo bisogno di eserciti giganteschi. Che così facendo possiamo anche aumentare il nostro prestigio. Eravamo quinti, adesso siamo usciti di nuovo. Non so se andare contro la Spagna giusto per togliergli potere. Patto difensivo, Portogallo, alleanza, la Francia. Abbiamo bisogno di più, sicuramente di più navi anche, eh. Di più navi, non abbiamo sottomarini né carriers. I sottomarini sarebbero fighi, perché danno un sacco di... capito, no? Danno un sacco di quello danno. Miglioriamo anche le nostre fregate. Non siamo neanche passati alle monitors. Diamo direttamente le torpedo boats. Allora, Campania, Sicilia e un po' di ironclads. Le ironclads sono... dovrebbero passare dreadnought pure, ma non le abbiamo ancora. Una volta risolti i problemi grossi con la nostra economia, dobbiamo riuscire poi a concentrarci completamente sul resto dell'esercito, non solo sui machines. Costo delle tinture mi va bene. Allora, noi qua abbiamo gente che fa roba di questo tipo. Renderebbe il tutto troppo economico, però. Qui non posso gestire nulla perché non sono nelle mie mani. Vedete come il privato in realtà magari fa qualcosa che non gli conviene fare. Almeno questo è il mio punto di vista.
Poi cos'altro ci manca? Un po' di munizioni, un po' di acciaio, i motori. I motori pure sono una cosa che costantemente non abbiamo. Motori, motori. Ma più di questo non possiamo fare. Possiamo soltanto continuare a lavorarci in qualche modo. Allora, qui cosa vogliamo fare? Alleanza multilaterale non ci interessa. Combustion engine. Questo, ecco, questo ci vuole 5 mesi. Possiamo aumentare la produzione di motori con ciò che già abbiamo a disposizione. Nel frattempo puntiamo ad estinguere quei 9 milioni di credito che abbiamo. Allora. Forze armate, cattolico. Sì, va bene. Prendiamo un po' di approvazione. Mi servono dei bonus. I borghesi comunque stanno aumentando tantissimo. Solo con, con il nostro bolstering praticamente. Potevo mandarli al governo. Non ha molto senso al momento. Le prossime elezioni sono 23 agosto e 19. Ancora un annetto più o meno. Il 19. Questa musica qui. Qua continuano a svangarci in due i maroni, che è una cosa impressionante. Allora, diplomazia, soggetto. Io qua faccio un'annessione totale e mi avete scassato, guarda. Facciamo proprio prima. Parma c'è un 31 di infamia, mamma mia. Hejaz 23.8. Etiopia 0.8. Adesso manteniamo tutto così com'è. Stiamo ancora colonizzando noi. Pian pianino, sì, stiamo colonizzando. Ci mette un sacco di tempo, però. Di qua siamo fermati. Abbiamo qualche porticciolo. Niente di troppo serio. Per dichiarare altri interessi. Volendo, sì. Dichiariamo. Qui, volendo, possiamo colonizzare anche quei territori in Australia. Potrebbe essere un'idea, giusto per fare qualcosa. Perché tanto. Oddio, ma sono anche interessanti. Edifici, qualche risorsa c'è, niente. No, l'oro non c'è più in teoria. Qui c'è un po' di oro. In realtà si potrebbe anche fare. Però qui l'Australia, Western Australia. Ah, c'è l'Australia che è comunista. Il che è fantastico. E l'Australia Ovest che è comunista anch'essa. Ma sono due stati differenti. Ok. Cose strane di questo gioco ogni tanto che capitano. La cosa che mi dispiace è che, a parte che vogliamo vederci sulla Grande Guerra. Ovviamente, no? Però la cosa che mi dispiace è che non vedo tanti cambiamenti in ogni gioco. Cioè, vorrei che. Non vedo spesso. Tipo la Russia rivoluzionaria, la Russia socialista, comunista, mai vista. E ho fatto tante partite ormai. Altri strati, la Prussia non ha fatto nulla, la Germania non è esistita in questo gioco. L'Austria-Ungheria si è espansa un po' prendendo i territori tedeschi. L'impero francese è rimasto un po' quel che è. L'Inghilterra ha avuto il sopravvento in questa partita, quello sì. E gli Stati Uniti alla fine si sono rimasti divisi, ma gli Stati Confederati sono puppet praticamente degli Stati Uniti d'America, quindi è come se fosse una unica nazione. Poi c'è la New Africa, che sono per fatti loro, hanno sono parte degli Stati Confederati d'America. Il Messico ha avuto vita facile praticamente in questa partita. In Sud America è nata solo la Perù-Bolivia, che è la cosa che nasce solitamente. Il Grau Pará è rimasto indipendente, credo. No, è parte della Spagna. Ed è stato diviso dall'Amazzonia, che è parte degli Stati Uniti. La Colombia è rimasta Colombia, non è più, non è più New Granada, ma è rimasta Colombia, non ha creato la Grande Colombia. E non so perché io vorrei fare una run con il Paraguay un giorno e creare la Rio de la Plata, come si chiama. Però sì, diciamo, è stato molto. Paradossalmente, forse molto noi e molta Inghilterra, quello sicuramente, quindi. È andata così, diciamo, il bello anche di questo gioco può essere l'imprevedibilità di certe cose, no? Quindi, allora, partito agrario, Giorgio D'Ayala, un pacifista. Non voglio dare momentum al partito agrario. Ora ci sono le elezioni, vorrei tanto cambiare partito. Anche se vedete, il partito nuovo in realtà non si cambia. Forse conviene proprio. Allora, facciamo un tentativo strano, ecco. Io so che sto cambiando idea in continuazione, ma sto studiando varie cose. Proviamo a passare di nuovo al suffragio universale. Vediamo cosa accade con la rivoluzione. Quanta gente si ribella, bla bla bla. Ci proviamo? Siamo quinti adesso. Questo è supportato da chi? Dalle forze armate. Non pare che nessuno si stia ribellando. Pesantemente, in teoria non dovrei radicalizzare nessuno. Quindi mi va anche bene. Tu sei radicale, cosa vorresti? Vorresti l'universal suffrage? Lo vorresti? Io faccio una cosa di questo genere per aumentare le probabilità di successo.
La Roma Republic. Ok, quindi è uscita la Repubblica Romana. Un patto commerciale con noi. Diplomazia. Voi non avete nessuno che vi protegge. Ah, avremo bella vita qui, credo. Avremo bella vita. Una piccola formazione andrà a Roma. Questo sarà la nostra mossa per non perdere troppi denari. Non dovremmo avere nessuno che viene a romperci le palle. L'unica cosa che farei però è questa. Allora, innanzitutto, un'altra formazione bisogna aspettare. La pacifista, democratico, moderato. Benissimo, moderato, split formation. Quindi prendiamo gente dalle varie, dall'esercito principale e ci sparpagliamo sul fronte. La cosa che vorrei fare però è aggiungere un war goal, ovvero prenderci Roma. Così, perché dovrebbe dare prestigio, cose del genere. Il Lazio vogliamo. Dato che infamia. Un po' rischiosa come mossa, eh. Un po' rischiosina come mossa. War goals, regime change, sì. Va bene, regime change, anche se loro sono democratici. Cosa siete voi? Siete comunisti in realtà, quindi vi va bene che l'Austria ci appoggi in quel modo. Transfer subject. Cosa vorresti da me? Vorresti Modena? Aspetta e spera, Prussia. Transfer subject. Anche tu Modena o vorresti l'Etiopia? Vediamo un po' chi si allea con la Repubblica Romana. Se non se ne dà nessuno, chi se ne frega. E quello è il discorso. Se non se ne dà nessuno, chi se ne frega. E adesso siamo noi con l'Austria Ungheria, tutti i nostri subjects contro l'Indonesia, wow, British East India Company e forse gli Stati Uniti. E forse gli Stati Uniti. Transfer subjects, Parma vorreste. Volete i miei subject, li volete? Vorresti degli stati? Cosa vuoi? Sicilian... Quello è Egitto. Direi proprio di no. Ci proviamo, anche se gli Stati Uniti andranno contro di noi. Allora, qui, meno popolarità per il nostro presidente. Sì, assolutamente. Nel caso ce ne fosse bisogno, potrebbe aiutarci a cacciarlo fuori dall'ufficio. E quindi poter farci i fatti nostri di conseguenza. Il suffragio universale prima o poi penso verrà... tornerà. Allora, più lealisti ci piace. Puntiamo ai lealisti. Chiaramente qui, quindi, cosa stanno facendo gli Stati Uniti? Bisogna capire un attimo cosa vogliono fare gli Stati Uniti qua giù. Abbiamo comunque la Ungheria che è molto potente ed è praticamente qui a fianco a noi. Con un esercito assurdo, anche se sta mobilitando soltanto poche unità rispetto a ciò che ha. Ok, abbiamo Marino Tardio, che è un femminista, al governo. Sei un femminista, ovviamente non mi servi a nulla, perché anche te alla fine non mi aiuti granché con varie cose. Ma per niente proprio, quindi sì, secondo me si torna al suffragio universale, vediamo se in questi ultimi pochi anni rimasti riusciamo a gestire il tutto. Allora, qui si torna anche alle tasse, si torna ad avere un esercito gigantesco che viene mobilitato. Perché ce n'è bisogno. Anche se vedo che abbiamo molta... cioè, noi con poche truppe riusciamo a tenere testa a tutti loro, praticamente. Mobilitiamoci. Via, via, via. Allora. Io andrei anche cautious advance. Avanzerei dove è possibile. Fourth Sicilia Army. Andrei di qua. Le truppe coloniali, voi dove siete di preciso adesso? Dovreste stare laggiù, quindi vi sposto subito. Ovviamente la conquista di Roma è ciò che ha fatto un po'... che ha destato un po' di interesse da parte di tutti. Mettiamola così. Comunque abbiamo tantissimi, troppi uomini per loro. Su entrambi i fronti abbiamo almeno il doppio degli uomini. Almeno, qua è quadruplo addirittura. Arrivano rinforzi, eh. Dall'Indonesia, ma secondo me a livello tecnologico noi siamo molto maggiori rispetto alla maggior parte di questi stati. Abbiamo tutto ciò che possiamo avere al massimo al momento. È difficile stare appresso a tutte le tecnologie, avere l'esercito forte, aggiornato, l'economia,
Qua li stiamo spaccando in due, anche che abbiamo 57, 62, 61, 64. Loro hanno pochissima offensiva, poca difesa pure rispetto a noi. Cioè, veramente li scamazziamo, poco ma sicuro. Hanno tanti reggimenti, ma li scamazziamo. Anche la British East India Company. Siamo quarti al mondo noi adesso. Con la conquista di Roma dovremmo salire ancora di più. E in tutti i nostri casini siamo quarti al mondo, perché non abbiamo gestito per niente al meglio il tutto, giusto? Però ci siamo, almeno ci siamo. Quindi non possiamo lamentarci troppo. Io metterei, chiamerei in gioco anche la flotta. Aiutiamo la flotta alleata. Così dovremmo riuscire anche a tenere il controllo dei mari e non permettergli di invadere o cose del genere. Qui pian piano avanziamo. Siamo ancora purtroppo in rosso, ma dovremmo riuscirci in qualche modo a gestire la situazione. Vedo Parma perde qualche battaglia. Noi per ora stiamo intercettando in modo coordinato i vascelli nemici. Allora, qui cosa succede? Allora, i radicali. Va bene. Anti-French, non è il nostro interesse. Qui stiamo raggiungendo il 100% del progresso. Abbiamo tanti radicali. Ok, Roman Republic fatta. Bisogna un attimo diminuire i costi, però. Qui abbiamo Roma, che ci dà molto prestigio, Duco. Dobbiamo muoverci con il resto delle truppe. Loro sono il nostro protettorato. Noi adesso dovremmo tecnicamente unirci, andare a sbarcare. Teoricamente dovremmo sbarcare. Tu ti unisci all'esercito. Sì, sto cercando di parlarvi, ragazzi, ma figurati ci riesco. Succede un macello divino. Dovremmo sbarcare in Indonesia, in questi posti oscuri. E, ok. Non so se ho voglia di fare ciò. Regime change in Katiri. Ok, mi va bene, onestamente. Sono territori di cui non ci interessa particolarmente. Possiamo terminare i costi. Grazie a ciò lo facciamo volentieri. Qui dovremmo diminuire di nuovo i radicali pian piano. Niente più guerre per ora, mi sa. Perché sennò rischiamo veramente all'ultimo di fregarci con le nostre mani. Allora, abbiamo quindi la Repubblica Romana con noi. Che in realtà non è più romana, ma è più Umbria, Marchigiana, Bolognese, non si sa. Roma è nostra. E Roma in teoria ci permette di avere prestigio, soprattutto arte da poter sfruttare, credo, per le vendite o cose del genere. Torniamo a commerciare, commerciamo quanto più possibile. Teniamo velocità 3 nel frattempo in modo tale da far andare avanti il gioco mentre noi guardiamo altre cose. Produttività aumentiamola dei nostri business. Molto bene, poi la legna, il vino vorrei esportarlo un po' di più. Il nostro vino prestigioso. La legna un po' ricercata da quello che vedo. Magari anche qualche, potremmo anche cambiare società per avere qualche bonus più interessante al momento. Mi ricordo che abbiamo società per avere più offensiva del 5% con gli eserciti, che non è male. Però potremmo avere qualcosa di meglio. Andiamo a vedere le nostre società, le nostre companies. Allora abbiamo più fertilizzante e più velocità di costruzione di questi business. Uguale qui è più offensiva con gli eserciti. Più costruzione. Più burocrazia. Ma penso che vada bene così in realtà per adesso. A meno che non ci sia qualcosa di veramente interessante, vogliamo. Army offense può tornare utile, che ci stiamo espandendo abbastanza. Cos'altro potremmo avere qui di interessante? Supply consumption potrebbe essere utile mixato con gli eserciti, però non credo sia così utile. Il resto, più infrastrutture, grazie alla legna, più acciaio. Potrebbe essere utile anche quello. Più acciaio. Meno radicali. Costo dei beni. Allora, secondo me questa qui, la Calabria Premium, questa qua secondo me non serve più di tanto. Perché è vero che ci dà più offense, ma ormai abbiamo delle buone tecnologie militari.
Quindi andrei a prendermi qualcosa di un po' più utile, tipo... Tipo più acciaio? Sì, l'acciaio è pure qualcosa che ci serve sempre, quindi avere più acciaio a mio parere è utile. È utilissimo. Oltre alla produttività estremamente maggiore. Sì, senza dubbio. Ci dà ferro, costruire ferro. Ok, questo ci torna molto utile. Il carbone. Allora, il grano è tornato alla carica. Stiamo continuando però a lavorare sul grano. Quindi, in teoria, dovremmo riuscire a starci dietro. Anche se il costo è notevolmente inferiore rispetto a prima, al passato. Weekly Innovation. Potevo aumentare ancora di più la velocità di ricerca. Quello sì. Abbiamo poca costruzione, però. Quello è il fatto. Però adesso abbiamo più 48.000 senza tasse aumentate. Ergo, possiamo costruire qualcosa in più. In altre regioni, in Calabria soprattutto. Adesso mettiamo questi in coda. Vorrei costruirne un po' di più, no? Possiamo permetterci i costi. Più piantagioni di gomma ci vanno benissimo. Voi tornate nell'esercito principale. Voi siete dove esattamente? Qui. Se non siete lì, ci tornate. Ogni volta torno indietro. Sono sicuro che sto sbagliando qualcosa e non ho voglia di guardare questo qualcosa cosa sia. Neanche una mia colpa, ovviamente. Abbiamo anche energia elettrica, che è solo in campagna, non costa nulla e neanche la stiamo sfruttando. Però se andassi a sfruttarla, potremmo avere la legna del secolo, giusto? Perché in teoria campagna, electric sawmill, produciamo 176, aumenterebbe il costo dell'elettricità. Ma sì, però è la prima volta che uso l'elettricità in questo gioco, finalmente, oserei dire. Mettiamo un po' in coda. Quanto ci dà per ogni livello di città? 2.91 per livello. Ok, direi che è troppo. Direi che è un po' troppo. In realtà quell'elettricità non ci serve a nulla, quello discorso. Qui più motori che aumenterebbe il costo. Non lo voglio al momento. L'economia sta bene dov'è, ora come ora. L'unica cosa è risolvere il problema del carbone che ho detto 82 volte. E oltre a poter a costruire carbone non possiamo fare altro. Cos'altro abbiamo? Il ferro. Possiamo anche importarlo un bel po' di ferro, quello senza dubbio. Carbone uguale. Importiamo quanto più carbone possibile. Ce lo possiamo permettere. Dai, che lento. Forza. Preso tutto? Ottimo. Quindi praticamente importiamo 2500, 2600 di carbone. Non poco, per niente poco. Qui Construction Sector dovrebbe aiutarci a costruire qualcosa in più. Potremmo anche passare in realtà quelli in acciaio. Ma porterebbe il costo del vetro, degli esplosivi e dell'acciaio in modo, cioè, aumenterebbe in maniera assurda. Vediamo però se riusciamo a tenere testa la cosa. In realtà ci riusciamo pure. Però dovremmo lavorare chiaramente su queste cose che ci mancano. Poi noi abbiamo il production method dalla nostra parte, che potrebbero aiutarci nella nostra causa, giusto? Secondo me è giusto. E adesso abbiamo diminuito il costo di tanti materiali e possiamo recuperare ciò grazie ai production method mai applicati prima. Qui cosa serve? Niente. Sto cercando. Cosa sto cercando? Io mi sono già dimenticato. Io mi perdo a parlare a vanvera di cose. Mi metto a parlare a vanvera di cose. Stavo cercando. Sì, ecco, proprio voi. Qua diminuiamo un sacco il costo del vetro. Aumenta quello del piombo, però. Che si può fare? Ceramica, bonchina. Dobbiamo dare priorità comunque a questo, ma in realtà non ci serve particolarmente. Più arredamento, perché no? Quindi, poi l'acciaio. Abbiamo detto l'acciaio pure è un costo ulteriore che non possiamo fare nulla riguardo. Bisogna solo passare a qualcosa di elettrico per l'acciaio, praticamente. Quindi aumenta le richieste di piombo e possiamo semplicemente importare al momento. L'ultima lì in realtà non mi serve. Allora, vediamo un po' cosa non ci serve ora. Ok, sto semplicemente togliendo cose che non ci servono, sì, ma togliamo tutto quello che non ci serve perché mi sembra un po' esagerato come revenue, addirittura siamo in perdita. Togliamo
Allora, adesso siamo messi come? Non troppo bene ancora. Stiamo andando sulla ricerca. In realtà ci dovrebbe passare ad altro a sto punto, perché la ricerca comunque la stiamo applicando senza troppi problemi. Completiamo però questa università almeno. In Croazia per costruire ci metteremo 800 anni. Oddio, 10 settimane, dai, neanche male, pensavo peggio. Allora, volete homesteading? No, mi faccio odiare da voi. Impero e Giappone. Possiamo chiedere una propaganda, una campagna di propaganda. No, no, non mi interessa andare in Giappone al momento, quindi lasciamo perdere. La Ungheria combatte contro il Lunda, wow, pazzesco. Emendamento, qui ancora non si riesce ad andare avanti. Suffragio universale, per avere il suffragio universale ci metteremo un pochino, mi sa. Secondo me qui bisogna un attimo stoppare con la borghesia, portarci l'intelligenza da parte nostra. Ok, costruiamo 4 edifici alla volta adesso, tanta roba, tanta roba. Vi ricordo che le nostre tasse sono medie, normalissime, quindi non stiamo creando radicali. Cos'è? Cosa c'è ancora? Dove? Chi è? Ancora con queste baggianate, forza, stavo parlando di cose importanti, dai. Voi, posso dirvi tornate sempre a una casa specifica? Ho detto non sempre la casa madre, cioè nel senso dove sono stati reclutati. Secondo me funziona così. Ora dobbiamo perdere 12.000 e passa a causa di questa stupidaggine. Infatti, io sapete, vi dico, mobilitiamole dopo queste truppe. Le mobilitiamo dopo, inutile metterci adesso a fare queste cose. Allora, finalmente il minting in tempi... nei tempi giusti è arrivato il minting ulteriore. Allora, glasswork conveyors per tooling, furniture, motors. Questo pure può tornare utile. C'è qualcos'altro per il carbone? Steel mills. Questo è tutto elettrico però. Fare il passaggio all'elettricità non credo sia una passeggiata. Non abbiamo neanche il tempo in realtà per quanto mi riguarda. Sto pensando, cercando di vedere se c'è qualcosa per... carbone, ma non credo, non credo. Cioè, a livello militare, guardate quanta cosa, quante cose ancora non riusciamo ad ottenere. Cioè, per arrivare con una nazione piccola o, diciamo, media, come il Regno di Sicilia, medio-alta, a sbloccare tutto non è semplice. Anche comunque qua tante cose le sbloccheremo in pochi mesi. Quello è anche vero. Quello anche è vero. Più fucili non mi interessa. A livello di società c'è qualcosa di interessante che vogliamo sbloccare? Prestigio. Questo per il prestigio 25 mesi. In realtà non mi interessa arrivare primo. Non arriverò mai primo in questa partita. Cioè l'impero francese eccetera sono troppo in là. Un'altra società. Market access price impact sarebbe utile anche quello. Più commercio terrestre. Minting militare. Io direi di andare con i conveyors a questo punto. Veramente la produzione anche dei motori, che non aumenta, ma in realtà molti, no, molti sono nostri posti. Questi sono poco produttivi perché? Perché i motori non costano tanto? Per quello? Perché secondo me se diminuiscono la produzione, sicuramente tu dici, aumenta il prezzo, hai meno motori, però aumenta il prezzo. E non mi piace sta cosa. Ovviamente non mi piace. Allora, qui, madonna mia, cosa è successo? Cosa è successo? Continuiamo con il carbone, senza fermarci. Però ogni livello di carbone quanto ci dà, scusatemi. Ogni livello di carbone di base 82, madonna. Dobbiamo costruire tantissime per andare a coprire quelle spese. Quei costi di carbone. Però alla fine quello bisogna fare. Carbone. Acciaio. Vetro. Questo perché abbiamo aumentato la costruzione. Però intanto vedete, va su e giù, va su e giù. Perché rimaniamo così un po'... 6 milioni. Sono un po' tanti 6 milioni di credito. Voi potete difenderli qui? 35. Madonna, dove sono usciti quei 35? Poi non possiamo neanche mobilitarli per altri 90 giorni. Ma questo perché voi non dovete andare a casa di là, dovete tornare di qua. Ogni volta, adesso perde il territorio a causa di questa baggianata. Guarda, sta a vedere. Se succede non mi interessa nulla, ovviamente, però ogni volta torno indietro e ogni volta mi dimentico. Una cosa schifosissima. Una cosa schifosissima.
Io le tasse non le voglio aumentare, amici miei. C'è qualcosa che possiamo tassare? Tassassi i trasporti, farei tanti quei soldi da far schifo. Cosa c'è qui che la gente vuole? Non voglio andare a impattare lo standard on living, che è quasi a 15. Se arrivasse a 16.7 in media sarei contento. Voi su cosa spendete ancora? Su grano? Mi domando, se vado a tassare le groceries, mi bestemmiate dietro? Secondo me no, perché vedo che la compro comunque poco. 38.000 perché esattamente? Government wage, cioè il governo costa, la madorska costa. Costa troppo il governo. Se diviso qui, in realtà neanche tanto. Però 112.000 dove sushi? Cos'è sta roba? Cos'è tutta questa costruzione assurda? Perché abbiamo costruito così tanto? Cosa sta succedendo? Ogni tanto ci sono questi colpi di costruzione assurdi. Sarà che abbiamo finalmente applicato le cose in acciaio? Direi di tornare a quelli in ferro, voilà. Che comunque è troppa costruzione. Cioè, avevo 400, perché è figo, eh? Cioè, stiamo costruendo mille cose di colpo, ma... impossibile da gestire come questione. Troppi costi, troppi costi. Finché è meno 5.000 ancora posso accontentarmi, ma... se no è esagerato. Voi vi libero... ok, posso... non sto capendo. Perché non posso... troppo problema è smobilize. No, non è vero, stai mentendo. Stai mentendo. Non posso mobilitarli 80 giorni ancora e ciao. Qui continuano ad attaccarci comunque. La cosa è molto figa. Sono già tornati di là. Perché? Cioè, non sto capendo. Vi giuro che non sto capendo. Pazzesco. Quello che sta succedendo è veramente pazzesco. Split formation. Tocca mandare anche loro. Continuo a non poterli mobilitare. Allora, voi sì, finalmente. Allora, io direi a sto punto. Voi unite le truppe coloniali, ok? Perfetto. Qui sbarchiamo. E gli facciamo capire che non bisogna scassare la minchia, giusto? Secondo me sì. Allora, qui togli subito. Qui da mobilizzare. Allora, bisogna aspettare un attimo, che sta succedendo un po' un casino qui. French Religious Revolt. Un war goal per noi stessi. Sono tanti loro, eh. No, lasciamo la pancia imploda. Lasciamo che implodi. Qua ha fatto un macello il gioco qui con la... cioè, veramente ci mette 30 anni a fare tutte queste cose. Che mamma mia. Qualche sottomarino lo vorrei, ma non posso perché... andiamo sottomarini. Ah, che siamo a 40. Ma scusami, faccio una cosa di questo genere. Ah, posso farlo solo in campagna, quindi purtroppo... lì per forza devo andare a reclutare i sottomarini. Vabbè, in qualche modo riusciremo a farlo. Abbiamo tanta quella burocrazia da fare schifo. Possiamo sfruttarla in qualche modo? Più welfare. Meno rivoluzione. Aumentiamo il welfare, colonia growth. Tanto possiamo permettercelo, probabilmente. Allora, voi state andando in Etiopia e va bene. Tra quanto ancora? Altri 50 giorni prima di poterli sfruttare. Va bene. Allora, Pellegrino Vernazza, democratico, più meno possibilità di... No, non voglio perdere queste tante possibilità. Purtroppo sta andando un po' rilento il ritorno al suffragio universale. Quello sì. Sta andando un po' rilento. Qua continuano le varie dannatissime... rivoluzioni, ribellioni in Africa, nelle colonie. Ovviamente la questione coloniale dobbiamo migliorarla un pochino. La gestione bisogna migliorarla un pochino. Sto aspettando che voi possiate essere disponibili. Si sta buggando in qualche modo strano, che non so neanche io come. Guardate qua quante cavolo di notifiche. Non ci sto capendo più niente. Allora, noi dobbiamo sbarcare qui. Quindi mandiamo lì la flotta per adesso. Ah, quanta pazienza ci vuole. Quanta pazienza ci vuole. Poi qua tra l'altro sono diventati tantissimi. Certo, secondo me non è un esercito chissà quanto grande. Cioè nel senso,
Grande, sì, ma poca qualità. Marino Tardio, vuoi darmi in università? Mi va benissimo, ovviamente. Come siamo messi col carbone, amici miei? Siamo ancora in deficit pazzesco. Diamoci una mano col commercio, ovviamente. Ancora legna, legna, produttività assurda potenzialmente. Legna, 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 legna. No, quegli ultimi due non mi servono. Religious Revolt, qua è finita. A quanto pare. No, non ancora. È finita questa qui, ok, perfetto. A livello di annessioni possiamo fare qualcosa, a parte l'Etiopia. Vorrei Harar, mi interessa Harar principalmente. No, le nostre truppe sono arrivate? Sì, 50 giorni ancora. Non capisco il perché ci sono ancora i 50 giorni. Qui c'è un'ulteriore guerra. La Ungheria va contro Trucia States. Sto succedendo tante di quelle cose, non riesco a starci dietro perché fra... diciamo bug strani, comportamenti strani dell'esercito. Ah, mentre sei in viaggio i giorni non passano. Ok, capisco, molto bene. Fa piacere questo. Nel frattempo noi perdiamo denari perché chi se ne frega, giusto? Fortunatamente possiamo permettercelo. Establish colony in Etiopia. Che cosa bisogna fare in South Africa? Due stati. Già te richieste di questo gioco sono un po' strane, non riesco bene a interpretare i testi alle volte. E secondo me non sono io che sono demente. Semplicemente scritto male. Perché poi i giochi Paradox sono famosi per questo genere di cose. Scrivono mille informazioni e non si capisce bene cosa sia cosa. Qua la rivolta è ancora in gioco, cioè è ancora in atto. È ancora in essere. Qui 5 giorni, dai. 5 giorni poi gli spacchiamo in due, cioè... Stiamo perdendo tempo inutilmente, dai, forza. Qui distruggiamo questo reggimento, poi ci spostiamo qui a riconquistare il Borana e la nostra costa. Per il resto si vedrà. Non abbiamo più LED, qua continuiamo ad avere... Le rotte commerciali cambiano così tanto, devo capire come fare per averne di stabili. Qua continuiamo a costruire nuovo tantissimo, non so perché alle volte costruiamo tantissimo, ribadisco come sia strana la cosa, in certi sensi. Sbarchiamo, non credo verranno a difendere, o forse sì, non lo so. Abbiamo cavalleria? Poca. Poca cavalleria. Cioè, voi avete finito lì la guerra, adesso dovete tornare giù di nuovo. Vedete che cavolo di sistema. Cioè, o mi manca qualche informazione, ma ogni volta che dico stai qui, col vostro tastino, perché questo cosa vuol dire questo? Vuol dire vai dentro a un quartier generale, resta lì ogni volta. Perché torni sempre a casa? È pazzesco, guarda, ogni volta sto perdendo tanto di quel tempo, avrei fatto Suez solo per evitare questa rottura di palle costante. È una cosa allucinante. Una cosa allucinante quello che sta succedendo in questa partita. Comunque, tornando a noi, praticamente abbiamo tutta l'Italia noi, non per dire. Sardegna, Piemonte della Spagna. Sardegna, Piemonte della Spagna. Noi possiamo fare qualcosa col power block? Non proprio. Non proprio, possiamo cambiare forse, ma non ci interessa al momento cambiare i nostri mandati del power block. Comunque vedete, ogni tanto torniamo a 2, poi torniamo a 5, costruiamo mille cose, poi costruiamo pochissime. Non si capisce bene cosa voglia, neanche il gioco sa cosa vuole in realtà. Allora, Sicilia, qua ci siamo finalmente. Finalmente, stanno arrivando i loro rinforzi. Ma noi dovremmo avanzare tranquillamente. C'è un po' di devastazione in questo territorio, ma... non ci interessa particolarmente. Guardate un reggimento alla volta come arrivano. Come delle formiche. Battaglione, reggimento, chiamatelo come volete. E qua certi business poi non hanno più niente a che fare con l'esportazione. Qua dovremmo riuscire in tempi brevi a distruggere il tutto. Non voglio aumentare le tasse, perché tanto l'importante è non arrivare troppo in rosso. Poi comunque riprendiamo sempre un po'. Siamo un po' lì lì. Con i costi, eccetera. Allora, chiaramente noi non capitoleremo mai. Chiaramente, la rivolta non possiamo neanche decidere di proporre la pace, bisogna semplicemente sconfiggerli e punto. Hanno zero manpower, quindi è solo una questione di tempo. Nel resto delle cose qui abbiamo i conveyors finalmente, quindi potremmo chiaramente produrre più motori finalmente. Ha senso però? No, perché il petrolio costerebbe troppo.
ci vorrebbe anche elettricità. Ok, auto non sarebbe male però. Io richiedo tutte le risorse per le quali non abbiamo tempo adesso di investire. Effettivamente una cosa che sto imparando è che se non sto al passo bene con l'economia, poi mi trovo proprio indietro. Cioè adesso dobbiamo investire in petrolio, elettricità, eccetera, ma ci manca il carbone, no? E ci mancano grosse quantità, e quello è il problema. Quello è il problema. Pistachio Sector Throughput, questo qua pure è interessante. Però a questo punto mi concentrerei su altro, perché non credo riusciamo a migliorare l'economia chissà quanto in questi ultimi anni, in tutta onestà. Infamy Generation. Più Taxation Capacity, questo può tornarci utile per avere un bilancio positivo ancora di più. Che in realtà adesso è negativo, ma ci siamo capiti. Qui finalmente abbiamo insegnato chi comanda. Che pochi uomini che hanno. Hanno praticamente una difesa di 14 in media, che è bassissima. Noi abbiamo un'offensiva di 53, quindi... E non è la più alta che io abbia visto, eh. Quindi devo fare sicuramente di meglio. Poi Affairs, molto bene. Finalmente. Finalmente. Mandiamo qui le truppe. Finalmente lì abbiamo disteso, messo a tacere la ribellione. Qui a livello di governo rimane il partito agrario. L'intelligenza è tornata su, nell'opposizione quantomeno. Però ancora non abbiamo altri partiti. Questo perché secondo me si vuole per forza il suffragio universale, i voti per avere qualcosa del genere. Se abbiamo fortuna passa la legge, se non abbiamo fortuna, ahimè, finiremo così la campagna e basta, perché dubito riusciremo ancora una volta a ottenere qualcosa, a riuscire a... Cioè ci sta mettendo anni per questa legge, e non riusciamo a mandarla avanti. Burocrazia, enact in time, burocrazia, abbiamo perso un sacco di burocrazia. Però sì, non stiamo proprio riuscendo a farla passare. Ho preso qualche agitator, ma anche lì abbiamo tu per protect the speech, ethno state. Tu vai via, chi se ne frega di te. Allora, solo quelli disponibili. C'è qualcuno che mi aiuta con questo suffragio universale? Non so se ti aiutano poi se li aggiungi dopo. Quella è una bella domanda. Non vedo nessuno disponibile a ciò. La cosa un po' mi... Io la polizia segreta ce l'avevo già. La polizia segreta io ce l'avevo già. Dov'era? Perché non esce la guard? Da quando non esce la guard? O l'ho cambiata io per sbaglio, oppure è cambiata con qualche evoluzione, cose del genere. Mi pare strano, ero convinto di avere già la polizia segreta. Pignatelli, tu eri per Ethno State, ciao. No, non voglio i sindacati avere più potere. Unitevi lì se volete, basta che non mi scassate la menghia. Comunque sì, tanta fatica per questo suffragio universale. In realtà, se metto anche intelligenza, però non va avanti più nulla. E quello è il problema. Non va avanti più nulla. Comunque abbiamo più 17.000, più 12.000, quindi siamo tranquilli dal punto di vista economico. Qui il carbone è ancora distante, cioè continua ad aumentare la richiesta più che altro. E qua è dura, dura, dura. Molto, molto dura. Troppo carbone, troppo carbone. Il carbone lo uso anche per costruire, no, vero? No, non lo uso per costruire. Troppo carbone e non riusciamo a starci dietro. Eh sì che ho tutti, a parte il diesel pump, il resto è tutto al massimo. Cioè bisogna solo costruire altro carbone. Mi pare proprio strano, bro. Cioè stiamo costruendo veramente tanto in Sardegna. È anche vero che ogni livello mi dava quanto esattamente? Più 82, che non è poco, però... Con 20 livelli praticamente in più non riusciamo a stare dietro a tutto questo. Sì, il costo non è che aumenti troppo, più 19% visto di peggio, però aumenta, poco da fare, aumenta. Con l'acciaio sono messi bene fortunatamente, il resto aumenterebbe di poco, anche i motori sì, si può migliorare, ma niente di assurdo anche lì. Niente, continuiamo così ragazzi, continuiamo così e pazienza. Nuove elezioni, chissà chi vincerà, wow, c'è solo il partito agrario. Cioè tutti vogliono unirsi al partito agrario, perché giustamente è l'unico partito che c'è. Giustamente. Giustamente. Voi supportate però, sì però i borghesi hanno più potere, quel discorso.
Vediamo se sto giro riusciamo ad avere almeno un avanzamento della legge. Allora, il partito agrario, popolarità di Marino Tardio. La diminuiamo, cerchiamo di diminuire la popolarità di questi tizi dei partiti vari. Purtroppo è stato un macello questo partito unico, non ho notato chi c'era al potere. Ma adesso che lo so non ricommetterei lo stesso errore, ovviamente. Government Administration, aumentiamo un po' la tassazione. L'efficacia almeno. Aumentando l'utilizzo di carta, che però non è un problema. Fatalità, perché la carta all'inizio per le due Sicilie è un grosso problema. Che all'inizio le due Sicilie partono con la tassazione molto inefficiente. La burocrazia in generale è inefficiente delle due Sicilie all'inizio. Ho un po' di fortuna, mai, eh. Qui non sta passando mai, non passerà mai. Non passerà mai. Non passerà mai. Così come siamo messi adesso, non passerà mai. Quindi togliamola, amen, piuttosto ci prendiamo un minimo di stabilità con la legittimità e basta. Agrian Party, Augustus, no. Ne ho al 53%, c'è una cosa di questo tipo, anzi ho aumentato i radicali in modo stupido probabilmente. Cioè, tutti quanti parte dello stesso partito. Intelligenza ha preso una forza assurda grazie a ciò. Veramente indecente. Single party stay. Se passo a census of wealth voting potremmo passare anche. Ma sì, perché no? Torniamo a questo, no? Perché in realtà il suffragio universale ci interessa relativamente. Passiamo al voto in base alla ricchezza personale. Che è una cosa che piace anche ai borghesi, visto che dovrebbero diventare di nuovo loro i fascisti. Peccato, mi sarei voluto fare 50 anni con il partito fascista al governo per godermi un po' lo sforzo, no? Lo sforzo per aver ottenuto per tutto il piano iniziale. C'è stato un attimo qualche video fa in cui eravamo riusciti ad avere il partito esistente e stavamo passando al partito unico, però poi non ci siamo riusciti, se vi ricordate. Poi siamo riusciti mettendo questo partito agrario che non ha fatto altro che rovinarci un po' tutti i piani, in realtà. Però, altro non si può fare. Strano che c'è una specie di rivolta. Molto strano che c'è una rivolta. Voi siete lì, fortunatamente siete vicini. L'impero ottomano come è messo? Ma secondo me l'impero ottomano è battibilissimo. Peccato che quel Belgio che non capisco bene come vederlo. Nel senso che sei forte... A parte che dov'è il Belgio, innanzitutto? Il Belgio si è preso l'Olanda? Ah, è un po' di battaglioni, eh. Non è da sottovalutare. C'è di meglio, ma anche di molto molto peggio. Devastazione, Nuova Guinea, non ci interessa. Non sono territori che... Alla fine le colonie che abbiamo le abbiamo prese più per sfizio che altro. Abbiamo un porto qua e là. Qua stiamo continuando a espanderci nell'entroterra, diciamo. Nella zona del Congo, del Niger... Però sì, diciamo le grandi potenze, vedete quante colonie hanno, sono ben altre colonie. Ben altre colonie. Però dai, diciamo un'altra run probabilmente andrebbe molto meglio sotto vari punti di vista. Abbiamo imparato cose. Facendo video noto che imparo molto di più alle volte rispetto al registrare e al giocare normalmente da solo. Qui non mi annette nessuno. Wealth voting, adesso dovremmo riuscire tranquillamente in velocità a raggiungere questo scopo. In realtà ci mette cento tanti giorni. Ci mette cento tanti giorni a ogni ciclo. Greater autonomy, assolutamente no. Voi la siete giocata l'autonomia voi. Greater autonomy. E poi veramente riusciremo a fare l'Italia facilmente adesso. Molto facilmente. Allora, lì abbiamo finito, voi tornate, indovina, tornate qui, ovviamente, rifate tutto il viaggio, o forse siete ancora qua giù, non vedo l'esercito, il che è molto strano, ah no, sono ancora lì, ah, miracolo, siamo sesti, chi è sopra di noi, esattamente? Spagna, Russia, no, Spagna, Russia, British, Religion, ci sono tutte rivolte religiose, la Francia è diventata una repubblica, French Republic è uno stato fascista, però. Ok. Uno stato fascista, la Francia. Interessante.
Abbiamo finito central planning, perfetto, quindi abbiamo più taxation capacity. Io andrei a mirare un po' di più l'esercito. Destroyer, vogliamo più navi migliori. Dobbiamo avere navi migliori, sicuramente. Carbone qui continua a mancarci. Cioè, il problema è che il bilancio negativo continua ad aumentare. Qual è il vostro problema esattamente? Cos'è? Le steel mills, le iron mines. Sono queste le cose che ci rubano tanto carbone. Ah, ahimè. Purtroppo sì, succede. Ci rubano tanto, tanto carbone. Construction sectors, queste cose qua per adesso togliamole, che non ci interessano. Continuiamo a dire no alla gente. Motor industries, no. Allora, puntiamo un po' sull'esercito. E la flotta, soprattutto. E poi continuiamo con il carbone. Ovunque, basta che lo facciamo, sto carbone. Dove volete, basta che lo facciamo. Non cambia nulla, non riusciremo mai a gestire il carbone fino alla fine. Però ci proviamo, ovviamente. Ci proviamo, ovviamente. Qualcosa che possiamo fare qui, no? È un peccato che la neve non abbia gli stessi requisiti, magari come l'esercito di terra, no? Vari rifornimenti, cose varie. Non c'è una ciofeca. Allora, porto, proprio voi cercavo, porto industriale, non ci sono macchinisti, quindi sarebbe a costruire altri porti altrove. Development, porto, magari nel Lazio, visto che mancava un po' di infrastruttura, perché no? Tutti stati dovremmo anche incorporare, 24 mesi, poco, molto poco. Ovviamente devo prenderci la burocrazia con gli edifici governativi. Allora, French Republic va contro la Spagna. Interessante. Io vi supporterei pure, oppure supporto la Spagna. Cosa mi dai in cambio? Conquest State. Dobbiamo prenderci una colonia francese. Innanzitutto la forza francese qual è? Prenderci una colonia francese. Ottenere il Senegal. Però. Non so se ho voglia di fare questa guerra. Non credo mi interessi particolarmente questa guerra. Anzi, dipende molto da... Una cosa avete qui. Un bel po' di ferro, vedo. Acciaio, wow. Buona produzione d'acciaio. Questo qua però è il mercato francese in generale, eh. Io voglio vedere in Senegal cosa hanno di preciso. Niente, praticamente. Non è per niente sviluppato il Senegal. C'è tanto ferro, ma non ancora costruito. Quindi per noi non ci interessa. Continuiamo a aumentare il numero di truppe. Anche se sono tentato di lottare qui, perché la Francia ha 351. E in questa questione chi avresti insieme a te? Praticamente nessuno. La Spagna invece come è messa? In due potremmo riuscire a ottenere qualcosa. Potremmo riuscire, quasi quasi ci proviamo. Transfer subject. Il Senegal lo voglio. Entriamo in guerra. Entriamo in guerra. Truppe coloniali tornate. E ci buttiamo a capofitto. Proviamo questa guerra dannatissima. Vediamo se ci porterà dei frutti. Abbiamo più truppe, eh? Non so se siamo più forti tecnologicamente. E qua la Spagna la vedo un po' maluccia, eh. Io difenderei all'inizio. Difendiamo. Poi vediamo un po' come si mette la questione. Aumentiamo un po' le tasse. Anzi no, assolutamente no. Qua rischiamo il torneo. Oddio, governo democratico non farebbe schifo in realtà. Adesso guarda, torna il wealth voting, ragazzi. Torna il wealth voting, si spera. Si spera. Qua sta diminuendo, aumentando, non si capisce bene. Sta aumentando un pochino, non si sa perché. Che abbiamo radicali in altri stati, probabilmente. Abbiamo anche altri territori sotto. Potremmo perdere qualche colonia. Allora, in questa guerra però voglio capire un attimo. Innanzitutto qui c'è... Ah no, la Grecia, ok. Cosa andiamo a perdere noi? Da noi. Lo vorrebbero conquistare a Itabas.
Sicilia West in New Guinea. Ok, beh, non perderemo niente di assurdo in realtà. Ad essere molto onesti, ragazzi. Dai, guerra, guerra, super guerra contro la Spagna, contro la Francia. L'Etiopia comunista per adesso non mi interessa. Voglio pensare che l'Etiopia se la caverà da sola. Assai proprio. Assai proprio. Oh, qua è Lili, eh. Lili siamo qui con le truppe, eccetera. Noi stiamo continuando a reclutare, ovviamente. Quindi saremo sempre più forti. No, non voglio cose strane da parte tua. Galantis, Corporatis, non mi interessi. Le trade union lasciano la lobby, non ci interessa. Lobby che non ho proprio filato di striscio. Ok, cominciata la guerra, ragazzi. Siamo numeri, siamo noi maggiori. Però bisogna stare attenti qui che chiaramente le cose possono cambiare da un momento all'altro. Dobbiamo andare a distruggere la flotta francese, ovunque essa sia. Andiamo a bloccare chiaramente i loro sbarchi qua giù. Nel caso ce ne saranno. Allora, Celebration... Ancora non è passata. Ah no, aspetta, allora. Antonio De Lima. Authoritarian. Tu mi piaceresti pure. Sigismondo Bellingeri. Facciamo questo. Abbiamo tanta migrazione. Chiaramente perdiamo un sacco di risorse quando cominciamo le guerre. Perché bloccano i convogli, eccetera. Lì c'è una flotta, tra l'altro, immensa francese. Una flotta francese immensa. Non stanno sbarcando per ora. Come ho detto, stanno sbarcando. Stanno sbarcando. Però se sbarcano lì vuol dire che qui possiamo avanzare tecnicamente. Purtroppo non posso dividere l'esercito. Se divido l'esercito perdiamo un sacco di... Non riusciamo a reggere in Spagna. È quello il discorso. Non riusciamo a reggere in Spagna. Non riusciamo a reggere in Spagna. Ok, questa guerra abbiamo già capito che... non ha portato alcun risultato. Purtroppo devo mettermi in testa che ho bisogno di più truppe. Perché devo anche difendermi in casa. Però non vado a distruggermi economicamente per una guerra che non ci porterebbe a nulla di che. Nulla, nulla di che. Qua perché adesso siamo così in rosso, esattamente? I beni militari. Anche se siamo ancora in guerra da qualche parte. Laggiù. Tutti gli stacchi. Split formation. Se vuoi, vai a difendere quello. Voi invece non andate più in giro a perdere soldi. In poche parole. Sì, no, la guerra lì speravo di bloccarli con la flotta, invece avevano forse fin troppa flotta. E quindi va bene così, dai. C'è bisogno di molto più esercito. Abbiamo perso un territorio, ma la Guinea, cioè figurati, territori che praticamente non stiamo mai sfruttando. Anzi, forse ci hanno tolto qualche radicale di troppo dalle balle. Quindi forse ci hanno fatto anche un piacere. Wealth voting, finalmente siamo tornati ad avere qualcosa di serio. Mio Dio. Quindi adesso voglio i partiti però, voglio partiti, voglio cose, ok? Ci saranno elezioni il 23 agosto e il 27, non ancora. Comunque, ragazzi, ci vediamo qui con l'episodio, nel prossimo finiremo. So che sono 10 episodi che dico che finiremo la partita, ma ogni volta si prolunga perché diminuisce anche la velocità in realtà del gioco. Non so cosa cambierà, io se finisse così la campagna sarei comunque relativamente contento, peccato per qualche dettaglio, ma come ho già detto altre volte ritengo di aver imparato cose, il problema è imparare e poi applicarle nuovamente, perché poi si torna sempre lì. Abbiamo fatto un po' il giro del mondo politico, siamo passati dalla Repubblica al Partito Unico, per poi tornare alla Repubblica in un certo senso, cioè vedete la bandiera è la stessa, quindi sì, non c'è più il suffragio universale, però siamo effettivamente in una Repubblica. E basta, quindi più non è estremamente comunque la Repubblica Presidenziale, siamo tornati indietro, sì, fondamentalmente. Abbiamo provato, ho capito cose, e nel prossimo episodio vedremo cosa accadrà e vedremo come chiuderemo questa campagna. Se rimanessimo quinti sarei contento. Detto questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!